Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo unboxing. Oggi parleremo della ProArt B660 Creator D4, una scheda madre di Asus destinata al pubblico dei content creation, ossia i creatori di contenuti. Non è proprio una scheda madre nuova, è uscita qualche anno fa, però per il suo costo potrebbe essere il nostro consiglio per chi si affaccia alla creazione di contenuti. Infatti la serie ProArt, a differenza delle serie gaming e delle altre schede madri, sono state create appositamente per coloro che hanno esigenze professionali per la creazione di contenuti, avere molte porte USB, avere una doppia LAN e molto altro. Iniziamo con un veloce unboxing. Questa è la confezione. Sul retro della confezione abbiamo tutte le caratteristiche tecniche di cui ve ne parlerò più avanti. E naturalmente tutto il contenuto all'interno, che è l'essenziale. Vediamo un pochettino quindi. All'interno c'è la scheda madre. Naturalmente non aspettiamoci chissà quale dotazione di serie, ma ormai è normale, nelle schede madri già è tanto che mettono a punto proprio la scheda madre. All'interno troviamo i cavi SATA che ci permettono di collegare le periferiche come hard disk, unità ottica, eccetera. Un cavo DisplayPort, poi vi spiego a cosa serve, e poi le viti e i gommini per eventuali M2 disk. Un bonus per avere 3 mesi di Creative Cloud dovrebbe essere il manuale di istruzione e le varie guide rapide e garanzia. Tutto qua. E andiamo a vedere questa scheda madre. Come potete vedere, il pannello sul retro è ricco di connettori. Abbiamo i connettori più svariati che ci possono servire. Oltre l'audio abbiamo la USB di tipo C, DisplayPort in DP Alt Mode, che riesce ad avere una velocità di trasferimento fino a 10 giga per secondo e supporta la modalità alternativa che fornisce un'uscita DisplayPort 1.4 ad una risoluzione fino a 8K 60 Hz. Naturalmente sempre sul retro abbiamo tutte le varie porte che ci possono servire, dalle 2.0 per collegare i vari dispositivi fino appunto al DisplayPort HDMI e la USB di tipo C di generazione 3.2. Non mancano nemmeno i connettori interni, che sono vari, ma ve li faccio vedere più avanti. Una cosa, l'alimentazione della scheda madre, oltre l'alimentatore 24 pin, anche i pin aggiuntivi, questo ve lo farò vedere sempre più avanti. Allora, noi l'abbiamo provata con un Intel Core i7 di 13ª generazione, ma attenzione, per funzionare abbiamo dovuto prima montare una CPU di 12ª generazione, aggiornare il BIOS all'ultimo disponibile e naturalmente poi ha riconosciuto il BIOS, il processore di 13ª generazione. Riguardo il socket, è uguale alla 12ª generazione, quindi permette di farvi montare dissipatori precedenti che avevate a casa compatibili con la 12ª generazione, ve li fa montare anche con la 13ª generazione. Questo è molto utile. Monta memoria di tipo DDR4. Può montare quindi 128 GB di RAM con una frequenza da 5333, o meglio fino a 5333 overclockata, e a partire da 2133 non ECC. Supporta anche gli Extreme Memory Profile e Optimum 2. Naturalmente questa scheda madre ha anche il modulo Wi-Fi integrato e il Bluetooth. Riguardo le memorie, accertatevi della compatibilità delle varie memorie direttamente sul sito del produttore, perché molte RAM potrebbero essere non compatibili.
Noi in questo caso abbiamo scelto delle Kingston Fury, vi lascio il link in descrizione, c'era anche l'adesivo all'interno. E poi naturalmente come montare le rami in base a quanto ne avete. Leggete sempre il manuale di istruzioni in modo da montarle in maniera giusta per avere le giuste prestazioni. Riguardo gli slot PC Express, questa scheda madre monta uno slot PC Express 5.0, 4.0, 3.0 per 16 e poi un PC Express 3.0 per 16 e poi un PC Express 3.0 per 1. Passiamo alla sezione dei connettori, che è proprio quella che vi farà comprare questo tipo di scheda madre. Sullo retro abbiamo un ingresso DisplayPort, un HDMI 2.1, 4 porte USB 2.0, 4 porte USB 3.2 generazione 1, una porta USB 3.2 generazione 2 di tipo C con DisplayPort in Health Mode e poi una scheda di rete da 2,5 GB per secondo e una da 1 GB per secondo. E poi abbiamo i 5 connettori audio jack e l'uscita ottica. Riguardo la scheda audio, è una Realtek 7.1 Surround che supporta 24 bit 192 kHz in playback. Ha dei preregolatori che riducono la potenza d'ingresso, o meglio, il rumore della potenza d'ingresso per avere delle performance ottime. E naturalmente ha dei circuiti all'interno, depop, che praticamente evitano appunto, o meglio, proverebbero a ridurre il fruscio e naturalmente i vari rumori di fondo. Nella parte interna abbiamo tantissimi connettori, un connettore frontale USB di tipo 3.2 generazione 2.2 Type-C che eroga 60 watt di potenza, un connettore USB 3.2 generazione 1, 4 SATA 6 giga per secondo, gli M2 slot che sono vari, due connettori USB 2.0, 3 connettori Aura generazione 2 indirizzabili, un connettore Aura RGB che sono quelli che appunto vi fanno accendere i LED e li potete controllare direttamente dall'applicazione, poi il connettore Thunderbolt. Ma non mancano nemmeno i connettori extra, ci sono ad esempio i connettori per le ventole, che sono 4 per il telaio, per il case, 1 per la pompa a liquido e 2 per la CPU. A livello di potenza abbiamo un connettore a 24 pin, che è il principale, uno ad 8 pin e un altro a 4 pin. 3 slot M2 come detto prima e poi abbiamo anche una porta COM. Le porte per l'audio frontale, una porta SPTPM a 14 più 1 pin e poi i vari la porta per il sensore di temperatura. Riguardo il socket, come detto prima è un LGA 1007 per processore di 12esima generazione ma supporta anche la 13esima generazione. La RAM 128 giga a 4 slot per le RAM DDR4. Slot di espansione, un PC Express 5.0, 1 3.0 e 1 3.0 per 1. Il processore Crystal Sound di Realtek con dei preregolatori di potenza. Questo che vedete è il pin per il collegamento della CPU, ci va il 4 più 2. Ed ecco gli slot per gli M2 disk. Il modulo Wi-Fi. E naturalmente le porte interne USB 3.2 Generation 2. Conclusioni finali, che dire di questa scheda madre?
E allora, è una scheda madre fantastica, costruita con dei componenti di altissimo livello, e questo non manca ad Asus. A livello di porte d'espansione ne ha veramente tantissime, ed è ideale per chi vuole fare montaggi video, registrazioni audio, per chi deve collegare tantissime periferiche. È abbinata ad una scheda video potente e una CPU potente, è la vostra workstation davvero spettacolare. A livello di RAM DDR4, perché optare per la DDR4? Perché può capitare che avete delle RAM DDR4 a casa perché dovete sostituire la scheda madre e magari non volete spendere troppo per le DDR5 e quindi create il vostro PC per fare montaggi riducendo la spesa, e di molto. Qualche pecca è, diciamo, risolvibile. Se l'acquistate e la scheda madre non ha il BIOS aggiornato e montate una CPU di 13ª generazione, questa non funzionerà, non riconoscerà la CPU. Per riconoscere la CPU dovete prima montare una CPU di 12ª generazione, aggiornare la scheda madre e poi montare la CPU di 13ª generazione. A questo punto funzionerà. Che abbinamento poter fare? Ma per fare video potremmo montare insieme a questa scheda madre, o ad esempio, una CPU di 12ª generazione, un 12700K di Intel, un i7, o stessa cosa ma di 13ª generazione, almeno 32 GB di RAM, e una scheda video, magari un Nvidia RTX 3070, con una spesa a occhio e croce di circa 1500 euro. Naturalmente dobbiamo calcolare anche un alimentatore intorno a 700 watt e un case che naturalmente supporti tutto all'interno e che dà reazione ai componenti, ci dovremmo riuscire. Ma con 1500 euro avete anche una bellissima workstation con cui lavorare. Perché ripeto, le schede madri non sono tutte uguali. Molte delle volte si compra una CPU potente, magari uno viene, quando vendono dei PC, la prima cosa che guarda uno è il processore, la RAM, e poi c'è una scheda madre che non serve proprio a niente o che non la sfrutta. Invece in questo caso, con questa ProArt, riusciamo davvero a farci di tutto. Nei link in descrizione vi lascio le possibili configurazioni e come potreste farle in base all'utilizzo che ci potreste fare, perché attenzione, la consiglio anche a chi fa CAD, grafica 3D, e appunto si vuole mantenere su quella cifra. Iscrivetevi al canale, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, alla prossima!